Nei libri di storia il 2020 rappresenterà una data importantissima, perché l'arrivo della pandemia, anche se è chiamato Covid-19, per l'Europa è 2020 l'anno di grande trasformazione. Come sapete, a marzo il mondo è cambiato in maniera importante e ha modificato tantissimi comportamenti. È stato un acceleratore per certi versi, lato digitale, quindi cose che erano in atto si sono spinte alla velocità della luce e quindi, come dire, c'è stata veramente una grande rivoluzione. Questa rivoluzione, combinazione, noi l'avevamo vista già nascere alcuni anni prima, perché nel 2013, quando siamo sbarcati in Cina aprendo la nostra unit per fare appunto business nel mondo retail nei paesi asiatici, personalmente ero rimasto estremamente colpito da queste dirette live che i venditori cinesi dai negozi realizzavano con i loro clienti, sia con un one-to-one che con un one-to-many. E quindi questi approcci di relazione digitale, dove evidentemente le persone magari non abitavano vicine allo spazio di vendita, attraverso il telefonino, quindi raccontavano, no, con queste dirette live e facevano praticamente vedere prodotti, esperienze e quant'altro attraverso una live commerce. Qual era la grande novità? Era che la diretta permetteva al cliente di acquistare direttamente nel momento in cui vedeva il prodotto. Questa fluidità chiaramente era estremamente efficace. E allora l'avevamo studiato molto in quegli anni per capire come questo modello poteva essere utilizzato anche da noi. A maggio 2020 abbiamo fatto la prima live commerce in Europa con il gruppo Miroglio, con il marchio Motivi. Ed è stata una vera scoperta l'implementazione del mercato italiano. Quindi abbiamo da una parte la vendita in negozio, abbiamo dall'altra l'e-commerce e oggi nasce, diciamo in maniera importantissima, questa via di mezzo, l'umanizzazione del digitale, perché di fatto io ho uno strumento che è digitale, ma poi di fatto ho la persona, quindi ho una relazione che posso raccontare a delle persone dall'altra parte quali opportunità possono cogliere in quel momento. E lavora molto sul concetto del carpe diem. Noi siamo convinti che l'e-commerce avrà un mercato di sviluppo straordinario. Se pensate che quest'anno, finito 2021, sono stati fatturati in Cina circa 300 miliardi di dollari nelle live commerce contro un mercato di e-commerce in Italia di 30 miliardi, quindi vuol dire che è una rivoluzione in atto. Non abbiamo ancora una cultura in questo senso, quindi è da costruire un po' tutto. Siamo convinti che nei prossimi 2-3 anni ci sarà una grande rivoluzione e un'introduzione per quanto riguarda tutti gli spazi di vendita di supporto attraverso questa e-commerce. Dall'aprile, quindi primavera del 2020 fino ad oggi, siamo nel 2022, abbiamo formato moltissime streamer, di fatto persone che dal negozio acquisiscono nuove competenze, cioè interagiscono con i propri clienti attraverso appunto uno strumento digitale. Allora, proprio studiando continuamente questo percorso, quindi dall'esperienza cinese, le cose che abbiamo realizzato in questi anni, abbiamo detto che dobbiamo fare un master specializzato. Perché? Perché tutti gli strumenti di social selling, di live commerce in generale, saranno veramente strumenti importanti. Le competenze per utilizzare gli strumenti, per interagire dal punto di vista delle dirette live, con questi strumenti chiaramente avranno sempre più rilevanza. Ecco perché abbiamo creato questo master con una partnership importante con Retail Institute, dove siamo chiaramente soci da molti anni, per poter far vivere a tutte le persone che in qualche modo avranno a che fare con questi nuovi strumenti quelle che sono le competenze ideali per gestirlo al meglio e per farlo diventare un nuovo canale di vendita nel processo dell'omnichannel che, come sapete, è diventato e diventerà sempre più realizzato realmente. Vi aspettiamo quindi al master per farvi vivere un'esperienza diretta attraverso chiaramente strumenti e piattaforme per conoscere quelli che sono i nuovi confini da esplorare.